Bella ragazzi, sono Doros e bentornati in questo nuovissimo episodio di GS2 Hot Imports. Ok, siamo pronti per nuove gare, nuove cazzute gare. Questa squadra, però queste le vedremo più avanti. Anche il libretto. Gare, libretto. Abbiamo fatto questa, sì. Vediamo se sicuramente c'è una circuito a eliminazione. Vai. Chinese Burn, vai così. Vediamo cosa ci attende. Questa qui è cazzuta però. Infatti questa dai è abbastanza semplice. Basta non essere ultimi. C'è un drago sul circuito. Prepariamoci per Chinese Bird. Questo è un evento a eliminazione. Ok, non siamo in tantissimi. Sono in 5. Io scommetto che tu non vincerai. Ma cos'è, tanto per 15.000. Rilanciata 19.000. Accetto. Vuoi scommetterci gli stivali, amico? O anche qualcos'altro? La nostra Mitsubishi cazzuta e cattiva. L'auto 2 conduce la gara. E levati. Eccellente. L'auto 5 mette in pratica una strategia aggressiva. Perfetto. L'auto 4 ha perso il controllo. L'auto 5 perde una posizione. Siamo quasi. Wow, oppala. Un contatto davvero violento. Scommetto che hanno preso un bello scossone. Ok, siamo primi. Adesso i piloti non dimenticheranno che l'auto 4 ha seminato pneumatici nel circuito. Va bene, siamo in stravantaggio, quindi non dovrebbe essere troppo un problema. L'auto 4 di certo sta usando l'N2O. Ecco. Che modo doloroso per fermare un'auto. L'auto 5 ha colpito un muro. Ah, faccio schifo. No, però lui, guarda l'auto che combatte, questo combatte. Non molla mica. Grave collisione con un muro per l'auto 5. Speriamo che nessuno si sia fatto male. Vorresti essere nei miei panni, vero? L'auto 2 sfrutta l'N2O a proprio vantaggio. Al comando c'è l'auto 5. Vai così. L'auto 1 passa al comando. Levati. 5 passa al comando. Nuovo giro migliore per l'auto 1. Che rottame. Va bene, lui è andato. No, però voglio il filippino. L'auto 2 ha colpito una barriera di pneumatici. Mi ha attaccato il culo però. Non molla. Va bene, l'ho sottovalutato. Va bene. Non molla, eh. Ok, lo sto distaccando un po'. Auto 5 al giro finale. Vaffanculo. Ste auto sono sempre in mezzo alle palle. Ehi, l'auto 5 ha colpito il muro ad alta velocità. Povero muro. Vai. E ora vai con il nitro al massimo. Sì, vai, sfondiamola tanto.
barriera di pneumatici abbattuta, l'auto 5 l'ha appena distrutta. L'auto 1 sta per terminare la gara. Ok, sconfitti tutti. È arrivato. Ah no, sei secondo, che per un attimo mi è sembrato che fosse arrivato quarto. Non so perché. Primi. Ok. Questa volta non è mi faccio fregare. Più altri 38.000 e qui andiamo a superare i 5 per un quasi 500.000. Cavolo, con 500.000 dollari, te ne puoi comprare dei 50 di Lamborghini. 500.000 dollari, ma stiamo scherzando. Vabbè, 4 vittorie, 5 corse, purtroppo. Infatti il valore è leggermente sceso. 63.006. Spese, vabbè, quelle sono le spese per il tuning. Avanti con una nuova gara. Noi facciamo tutte le gare normali. Ecco, un altro libretto. Vabbè dai, almeno qui sono tutti circuiti normale. San Frankic, vai, circuito normale. Cavolo, anche questa è tosta. Però ci sono dei bei rettilini. Possiamo recuperare tramite quelli. San Frantic, nella frenetica San Francisco. Questa gara è un evento su circuito classico. Oh, qua guarda quante persone che ci sono. 8 il massimo. La Eclipse GT 2006. Non si scherza. FTO, vai. Se lui non è il più forte, diciamo. Ok, bello, diamoci dentro. Ci divertiremo. Lui ha la mia stessa auto, la S2000, però no, noi la utilizziamo soltanto per le gare derapata. Nelle gare normali utilizziamo la Mitsubishi Evolution. Poi ovviamente questo sarà anche nelle prossime classi, nelle classi successive. Ovviamente ce ne prendiamo due di auto. O magari anche tre. Come sono ridicolo. Chissà. L'auto 2 è al comando. Cazzo, come sprintano questi, eh? L'auto 6 preme il pulsante magico e guardate che risultato. Quasi 260 all'ora. Vai Mitsubishi, vai. L'auto 5 perde una posizione. Grande. Gommoso. Barriera di pneumatici distrutta dall'auto 8. Un sorpasso eccellente, dai, per l'auto 6. Yuhuu! Sono gasato! L'auto 6 arretra di una posizione. Inizia, sei uno sfigato, in realtà. Ehi, l'auto 8 ha colpito un muro ad alta velocità. Che peccato! Non ti lascio passare. Yuhuu! Sto volando! Stabilisce un record personale. Questa è bastardissima, questa pista. Va bene che ci sono tanto bloccata, diventa pericolosa. Ci sono tanti rettilini. Però
Guardate, anche questi vanno a bomba. L'investimento che figura patetica. I suoi frutti all'auto 3. Chi è primo? Ah, Ken. Infatti è anche l'unico con la Eclipse. Bene, grazie all'auto 6, presto ci sarà una svendita di pneumatici. Devi imparare a guidare prima di uccidere qualcuno. Prima posizione. L'auto 4 inizia a perdere posizioni. Ok, grande così. Abbiamo l'auto recuperato. Sale la classifica. Uno scatto fa avanzare l'auto 2 di una posizione. Guardate l'auto 1, sta bruciando il circuito con quell'N2O. Che male! L'auto 7 colpisce i pneumatici scagliandoli ovunque. Cazzo, ma... Oh, stanno recuperando terreno. Non si può... Sì. Ciao. L'auto 2 sfrutta l'N2O a proprio vantaggio. Magnifico! L'auto 8 sparge pneumatici per tutto il circuito. Ragazzi, attenti! Sono tutti nel culo, non è possibile. Cazzo, non gira, non gira. Auto 8 contro il muro. Non gira. Un passo indietro per l'auto 7. È quasi ben finita per la numero 8. È meno male. Nuovo giro migliore per l'auto 3. L'auto 3 ha colpito un muro. Ragazzi, attenti! Cazzo! Ok. Ho lisciato. L'auto 4 di certo sta usando l'N2O. Va prima. Così. Ehi! L'auto 7 ha appena distrutto una barriera di pneumatici. Il sul circuito non ne sarà soddisfatto. L'auto 1 perde. Avanti così. Azione in scivolata per l'auto 6. E si vince ancora. Massacro sul circuito. L'auto 7 colpisce un muro. Cavolo, è arrivato secondo lui. Forse ho capito. Perché quando si va a fare le scommesse con gli altri sfidanti, loro praticamente si incazzano di brutto e vanno tipo super veloci. L'ho già notata questa cosa, che se un personaggio non viene sfidato, ok, è facilmente superabile e fa anche abbastanza schifo, quindi lo si batte facilmente. Ma quando gli si fa la scommessa, è la divinità in persona diventa. Vabbè. Non lo so, forse l'avranno fatto apposta per rendere la cosa più difficile. Però cioè, non ha molto senso. Se un personaggio fa schifo, fa schifo. Poi utilizziamo sempre questa Burnzilla. Bella questa pista. Difficile anche questa, però a me personalmente piace. Poi siamo in Giappone, quindi. Quelle micce sono accese? Preparatevi per Burnzilla. Gara su circuito, che c'è di più semplice? Sempre la Eclipse lui.
Ok, proviamo a non sfidare nessuno. Ma è possibile? 30.000. Addirittura! Oh tesoro, vedi il mio bluff. 30.000! Ragazzi, scommessa da 30.000. Ma tanto sappiamo già chi vince. Questa è una gara normale, sì? Sì. L'auto 2 è al comando! Che schifo! Ecco cosa sei, un pericolo ambulante! Spiacente, auto 6! Va bene, subito a schiantarsi. Una barriera di pneumatici. Cosa mi succede? Ci sono ostacoli in tutto il circuito. Guarda quello con la Clio. Quando come vola. Pericolosa. N2O in dosi generose per l'auto 7. Vieni qua. Accidenti, all'improvviso l'auto come 7 sono ridicolo. Un muro. Vai, mi sono incastrato. Sempre questo con l'Ion MX 5. L'auto 5 guida il gruppo. Un passo indietro per l'auto. Ciao, ciao, cofano. Ma. L'auto 6 preme il pulsante magico e guardate che risultato. Nuovo giro migliore per l'auto 2. L'auto 2 sfrutta l'N2O a proprio vantaggio. Ma quest'auto non dovrebbe scivolare. Barriera di pneumatici distrutta dall'auto 8. Non ti lascio superare ancora. Lo scatto fa avanzare l'auto 2 vedi? In una posizione. L'auto 5 perde una posizione. Piove gomma dopo che l'auto 4 ha colpito una barriera di pneumatici. Dai, cioè, vedi? L'auto 7 straveloci vanno. Conduce la gara. Ehi, l'auto 7 ha appena distrutto una barriera di pneumatici. Il team sul circuito non ne sarà soddisfatto. Vai di freno a mano. Grande. Il circuito è nel caos. Dopo l'incidente dell'auto 7 ci sono pneumatici ovunque. L'auto 8 vabbè, colpito però. Il muro ad alta velocità. Auto 8 contro il muro. Pare che l'auto 3 abbia perso il controllo. Guardate che fiammata per l'auto 5. Vai così. Nuovo giro migliore per l'auto 5. Ehi, l'auto 8 ha colpito un muro ad alta velocità. Che peccato. Ok, già tanto se quale macchine non esplodono. Scommetto che hanno preso un bello scosso. Perché altrimenti la mia auto sarebbe tipo esplosa l'auto mille volte. Insegna a tutti come imboccare una curva stretta. Guardate l'auto 1, sta bruciando il circuito con quell'N2O. L'auto 4 di certo sta usando l'N2O. Un posto più avanti per l'auto 3. Ma tutti a sbattere contro, ma sì. Una derapata praticamente perfetta da parte dell'auto 8. Gli altri piloti devono stare attenti. L'auto 8 ha sparso pneumatici per tutto il circuito. Ok, era già l'ultimo giro? Ah, non me ne sono accorto. Ok, ero troppo immerso nella gara. Aia, che male! Ah, il piede!
Porca troia. Ah, il piede. Il piede, cazzo. Ah. 11.000. Ok. Premio della gara. E in più vai 60.000. E arriviamo a 566.000 dollari. Guarda la mia Mitsubishi tutta distrutta. Vabbè, però come ho detto, ce la riparano gratuitamente i nostri meccanici di fiducia, quindi è tutto a posto. Omole, 70.000 adesso, 70.006 costa la nostra auto, se la volessimo vendere, ovvio. Avanti con le prossime gare normali. Burnzilla. Dopo Burnzilla cos'è che c'è? Aspetta, mi sono perso. Ah, Lethal Rush. Qua si arriva in Germania. Qua si scivola parecchio, mi dicono. No, non mi dicono nulla, è così. Le piste in Germania qua non, qui si scivola e basta. Benvenuti, non è la parola giusta per questo circuito. Preparatevi a osservare Lethal Rush che si mangia questi piloti a colazione. Ok, gente, un evento facile da seguire. È il momento di una gara sul circuito. Avanti. Qualcuno vuole sfidare? No. Va bene. Siamo così arrivati a 700.000, 700.000 dollari. Anzi, 600.000. L'auto 8 conduce la gara. L'auto 1 risale la classifica. Guarda, vedi, qua non giri, scivoli. Lo sai che quasi quasi potevo prendere la Honda invece di questa? Però vabbè. Guarda. Ma stai a casa tua. Scommetto che l'auto 4 non l'ha fatto apposta. I muri si devono evitare. Ma stai a casa tua. Vattene a casa. Proprio vantaggio. Un passo indietro per l'auto 7. L'auto 8 usa l'F2O e fonde il circuito. L'auto 7 guadagna posizione. Un posto più avanti per l'auto 3. Perfetto. E qua perdiamo un po' di velocità. L'auto 5. L'auto 7 Ma stai a casa tua! Quante volte te lo devo dire? Ehi, l'auto 5 ha colpito il muro ad alta velocità! Povero muro! L'auto 6 fa passi da gigante e stabilisce un nuovo record personale. Oh, e che cos'è? Grande derapata. Sì, dovevo portarmi la Honda, però vabbè, pazienza. Se ci capita un'altra pista che è ambientata qua in Germania, la prossima volta prendo la Honda. Che cosa almeno ci divertiamo di più. Oh, l'auto 4 ha colpito il muro ad alta velocità. Chissà che male. Eppla col nos. Ultimo giro. Grande. E andiamo a schiantarci verso il traguardo. Sì, ho vinto. Grande. Grande. Beh, va bene, terzo, secondo, primo, ormai tanto sappiamo già. 10.000 e basta.
Sì, perché non abbiamo scommesso. Ok, quindi direi che per questo episodio direi che è tutto. Abbiamo fatto tre gare, o quattro, no, tre. Tre gare molto molto impegnative, direi. Ok. Libretto circolazione, bla bla bla, va bene. Ok ragazzi, ma direi che per questo episodio di Joystick 2 è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete tornare aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio. Ma comando a dire anche la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Joystick 2 Hot Imports Night. Bella!